Cari amici, lunedì sera su Rete 4 alle 21.30 parte Quarta Repubblica, un programma che conduco ed è in prima serata finalmente. In realtà quello che farò ora, e spero che tutti quanti voi lo possiate diffondere questo piccolo video, e lo diffondiate alle vostre zie, alle vostre nonne, a coloro che non conoscono bene internet e che magari si informano sui quotidiani, beh, insomma, in questo video vorrei fare un'intervista a me stesso. Nicola, come sarà Quarta Repubblica? Beh, Quarta Repubblica sarà un programma semplice. Cercheremo di raccontare la politica in modo semplice e cercheremo di raccontare l'economia in modo comprensibile. Ma insomma, quindi sarà un programma populista? Sì, è un programma per il popolo, è un programma per tutti quanti, per coloro che non capiscono quello che avviene, per coloro che non riescono a comprendere i meccanismi dell'economia. È un programma che cercherà di rendere semplice quello che in realtà molti rendono complicato. Questo è il senso del programma di Quarta Repubblica. Ma è un programma schierato, adesso la nuova Rete 4 sarà la rete antipopulista. L'idea che mi sono fatto è che non è necessario che le piazze vengano in televisione, difatti non ce l'avevo nei programmi precedenti e non ce l'avrò in quelli futuri, però penso che sia indispensabile che noi giornalisti si vada un po' più in piazza, non le piazze in televisione, ma i giornalisti in piazza, negli autobus, al bar, ovunque ci siano le persone che dicono le cose che tutti quanti voi pensiate. O pensate, il congiuntivo. E che cosa ne pensa Porro del nuovo governo? Non è importante quello che pensa Porro del nuovo governo, è importante l'attitudine che ha Porro nei confronti del nuovo governo, e quindi è raccontare il nuovo governo con le sue luci e le sue ombre, attraverso i suoi protagonisti e attraverso, per esempio, una cosa molto semplice: se dopo 5 anni di governi di sinistra è arrivato questo governo, di chi è la grande responsabilità? Ci sono delle parole d'ordine? Ci sarà una grande innovazione in questo programma? Ragazzi, sometimes a cigar is just a cigar. Qualche volta un sigaro è solo un sigaro, non c'è niente di diverso. Cos'è la televisione? È semplicemente raccontare la realtà. Quando in realtà la televisione non racconta la realtà, ma racconta quello che avviene qua, in queste redazioni, la televisione diventa incomprensibile. Quello che noi pensiamo di fare è raccontare attraverso Quarta Repubblica quello che avviene. L'unico metro con cui dovrete e vorrete, spero, giudicarci è quanto siamo riusciti a spiegarci e a spiegare cose complicate in modo semplice. Va bene? Questa è l'intervista che avrei voluto fare, né più né meno. E quindi, se voi avete questo video, fatelo vedere con il vostro telefonino alla vostra nonna, alla vostra zia, e comunque diffondetelo, e sappiate che da lunedì 17 settembre, tutti i lunedì, in prima serata alle 21.30 su Rete 4, ci sarà Quarta Repubblica. Insomma, vi aspetto, spero in tanti. Ciao!